Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epocal Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epocal Spa, visita il nostro sito www.epocalspa.com. Amici di Scratch, ben rientrati. Abbiamo detto settimana quasi ferragostana, settimana prossima faremo vedere il Giro d'Italia amatori, una bella sintesi, per cui state con noi, non vi abbandoniamo neanche ad agosto. Certo che adesso ci sono i mondiali che a me piacciono un sacco, e ho come ospite un mondiale per me, perché lui è veramente un campione del mondo. Grazie Ghirotto di essere con noi. Perché ti chiamano Ghiro? Non è niente del Ghiro. Non lo so, era per un diminutivo vegetativo. Sì, per semplificare, Ghirotto era troppo lungo. Quindi il Ghiro. Sì, diciamo che è un nome un po' simpatico, ma tra di noi ex all'epoca, ma anche adesso, usava così darsi un soprannome, certo. Simpatico. No? Stiamo vedendo adesso i mondiali. Posso dirti la mia opinione? Sono strafelice che questi mondiali ci siano. È vero, tanti hanno detto un minestrone, tante discipline, tutto quello che vuoi. Però è la prima volta che vedo le persone portatori di handicap, anche là ci sono tante polemiche, che veramente non ne abbiamo bisogno, che sono mescolate con i normodotati e hanno dato una grande dignità, perché l'Olimpiade, secondo me, fa un errore clamoroso, quello di fare prima i normodotati e dopo, sai, qualche giorno, 15 giorni, qua hanno fatto qualcosa che per me è stato veramente utile anche culturalmente. Io sono totalmente d'accordo con te. Mi sono divertito, mi è piaciuto vedere mescolate le gare dei normodotati con quelle dei paralimpici, certo. Mettiamolo così. Perché è stato un bel messaggio. Primo. Perché ci siamo divertiti. Perché anche questi ragazzi e ragazze fanno vedere qualità autentiche, perché abbiamo visto delle velocità in pista pazzesche. Cioè, sì, roba che 20 anni fa o 15 anni fa erano i normodotati. Ecco, e questo fa pensare quanto siamo avanti dal punto di vista tecnico, tecnologico, anche a livello, come dire, di protesi, di aiuto, certo. Per questi ragazze e ragazzi. Che è un messaggio civile. Potente. La Creti, che si è reinventata grazie allo sport. Tre medaglie. Io continuo a dire che lo sport è lo scacco matto ad una società davvero becera. Perché se noi guardiamo i telegiornali, vediamo dire che tutti ce l'hanno sotto occhio, gente che si massacra, donne che vengono uccise. Cioè ragazzi, l'unica chance è lo sport. Se noi riempiamo quel buco... Ma hai usato un aggettivo veramente importante, è un messaggio potente. Che dobbiamo farne tesoro di questo, perché sai, nella vita non sappiamo mai cosa ci si aspetta, no? La cretina è testimone. Ecco, quindi voglio dire, io ho un amico carissimo, Giancarlo Masini, che tra l'altro è anche un consigliere federale, che ha la delega al fuoristrada, è un paralimpico, è un medagliato a Rio de Janeiro, e a volte mi racconta delle cose, ho il privilegio di ascoltare cose che poi quando ci pensi ti fanno pensare. Certo. E la forza che ha queste persone non è la mia di sicuro. Certo. Una domanda che vorrei farti, aprendo un dialogo tra me e te, molto sereno, è che abbiamo visto quelli che vanno a protestare, di solito prendo sempre il ciclismo come se fosse veramente la carta igienica degli sport, no? Sono fermati, hanno lasciato un'ora di pausa, che non va bene, perché chi fa quel mestiere un'ora a 14-15 gradi vuol dire tanta roba proprio a questione muscolare, ma a parte questo, io capisco la volontà di manifestare per motivi più che nobili, ma sempre nel ciclismo anche no.
Mi piacerebbe che invece nel ciclismo ci fosse un'opera di manifestazione, più quella del clima, che è serio ma non è quella la competenza. Mi piacerebbe vedere in un mondiale 100 famiglie con i bambini che scortano prima dell'avvio della grande kermesse per dire occhio alle piste ciclabili, perché qua stiamo morendo tutti ed è un bisogno estremo. Allora là l'avrei vista come cosa. E invece, ahimè, scusami la domanda lunga, con tutto il bello che c'è sui sai quelli che vanno nei computer, non è un messaggio, perché il messaggio deve essere riappropriamoci delle strade, perché il ciclismo deve essere veramente il grande, diciamo così, il Superman che possa dire noi da professionisti proteggiamo le famiglie che giustamente, o gli operai o gli impiegati che vogliono andare a lavorare, togliere il traffico, non inquinare, non rompere le balle e mettere le piste ciclabili. È lunga, lo so. No, non è lunga, è appropriata e tutti abbiamo assistito a questa cosa che ha messo un timbro non positivo. Eh no, per niente. Soprattutto dal punto di vista sportivo per gli atleti che si stavano giocando un campionato del mondo. Però quella che è la mia personale opinione è che ci sono modi e modi di protestare. Poteva anche esserci la protesta in quella sede lì, ma che durasse poco. Poteva durare 5-10 minuti, aveva lo stesso effetto. Abbiamo visto immagini che si sono cementati le mani, quindi hanno dovuto ovviamente cercare con tutte le cautele cementare le mani. E queste cose poi alla fine fanno l'effetto contrario. Esatto, sono d'accordo con te. Fanno l'effetto contrario. Bene, noi l'effetto positivo vogliamo darlo al Parco del Sele Mediterraneo Cross, Carbone, quindi vi mandiamo questa bella gara di fuoristrada e quindi lui sarà contento, il nostro Ghiro. Avanti le immagini. Ti accompagniamo ogni giorno in ogni sfida. In ogni ostacolo, in ogni tuo successo. Siamo con te quando hai la forza di non mollare, quando il tuo obiettivo è più grande della fatica, quando testa, cuore e muscoli diventano performance. Perché la strada per il successo è tutta in salita e noi la percorriamo con te. ProAction, integratori per lo sport. La settima prova del Trofeo dei Parchi Naturali ci porta a Contursi Terme, in provincia di Salerno, situato in un'area collinare a 150 metri sul livello del mare, nella valle del fiume Sele, una valle tra le province di Avellino e Salerno. Fiume Sele che nasce in Irpinia, nei pressi del monte Terminio e che scorre per 160 km prima di sfociare nel Golfo di Salerno. Il comune, Contursi Terme, è noto anche per le acque termali. Le terme di Contursi sono tra le più antiche d'Italia. Contursi che è una destinazione turistica ideale per chi ama un luogo dove rilassarsi tra piscine termali, saune, bagni turchi e massaggi. Il centro storico con i suoi caratteristici vicoli, Arco della Portella che si apre su Piazza Garibaldi e Porta San Giovanni, una delle principali porte d'accesso del paese. Tra antiche costruzioni, chiese e quel che rimane del castello Longobardo, questa è Contursi Terme, bella da visitare anche nei giorni di non gala, per rilassarsi e divertirsi. Iscritti alla Gran Fondo Parco del Sele, nel sabato pre-gara incontriamo anche gli atleti della RDR Italia. Bene, dai, abbiamo provato oggi gran parte del percorso, non tutto, però devo dire molto veloce, strappi duri e sarà una bella lotta, un vero cross country. Un bello scenario e bello anche, sarebbe bello star qua qualche giorno in più per godersi questi scenari. Poi il clima qui è sempre, quando si viene al sud, è sempre favoloso e speriamo che con Ernesto riusciremo a fare una bella gara, di divertirci insieme, insomma. Boh, ti aspetto al traguardo, eh. Grazie, ciao. Ciao a tutti, sono molto contento di tornare in Italia, sono due giorni che sono arrivato qui e molto contento finalmente riuscire a fare una gara di questo tipo.
posto è magnifico, l'accoglienza non ci sono parole. Hai già provato il percorso, quindi puoi dare anche qualche anticipazione. Sì, dai, un percorso molto veloce, con salite molto ripide e discese veloci, quindi bisogna stare attenti e avere un po' nel finale per fare un buon risultato. Grazie Ernesto. Grazie a te Giulio, ciao. Un circuito, quello del TPN, seguito da tanti team del centro-sud Italia, tra questi dalla Sicilia anche Bike 1275. Marco Motta, Bike 1275, Floresta, anche voi alla Gran Fondo Parco del Sele, quali sono le aspettative del team e anche quelle di Marco Motta? Ma le aspettative del team sono, questa è già, allora, per me è la seconda volta che vengo qui a Condussi Terme, è una bella gara, una bella Gran Fondo, le aspettative sono sempre di divertirci, fare bene sicuramente. Con la squadra veniamo, già questa è la seconda volta che veniamo e dai, siamo qui per divertirci. Luciano Forlenza, 18 candeline, 18 edizioni, è sì, 18. Un traguardo incredibile. Allora? Sì, niente, tutto bene. Quest'anno, come al solito, siamo sempre con la tensione a mille, però ho scoperto anche che le persone che mi aiutano sono aumentate e sono diventate tutte più brave. Ed è l'unico risultato veramente quello là. Senza di loro non si può fare niente. Le due, tre, quattro associazioni che mi aiutano, i collaboratori di sempre, ormai sanno la potrebbero fare sicuramente anche senza di me, e questo vuol dire che ho vinto. Un trofeo dei parchi naturali che scorre e va benissimo. Certo, 300 persone, 280, 290 partenti, 600 ruote, come amate dire tu e Michele Carella, 600 ruote dopo il Covid, credo che sia il risultato in Campania e soprattutto in un paese di 1800 elettori, dico io, è un ottimo risultato. La macchina funziona bene, per fortuna, gli intoppi li risolviamo tra di noi quando vanno risolti. E basta, mi auguro che le prossime future manifestazioni fino a ottobre, fino a settembre siano anche migliori della mia. Questo è il mio augurio. Va bene, grazie a tutti. 18 tondi tondi, la Gran Fondo Parco del Sele ha conseguito la maggiore età, il certificato che inequivocabilmente attesta la massima qualità organizzativa di un evento. Già dalla partenza i biker devono subito spingere forte sui pedali sulla prima salita in asfalto che allunga il gruppo. Il primo a tentare la fuga è Monteleone, ASD Bike 1275, l'esperto biker siciliano, uno dei pazzi che poche ore prima era in griglia al campionato italiano marathon a Telve in Trentino, ad appena 900 km da Contursi Terme. Alle spalle il giallo-nero Ficara, rolling bike, che a sua volta prova ad avvantaggiarsi. Ficara, in ottimo stato di forma, sa di dover far la differenza in salita. In discesa avrebbe un avversario piuttosto scomodo, il campione italiano XCE 2019 Mirko Tabacchi, un biker di livello assoluto, un atleta a suo agio sui percorsi di Coppa del Mondo. Sui ripidi tornanti il biker siracusano prova a far la differenza, staccando Tabacchi e il compagno di squadra Spica. Alle loro spalle Vigoroso, Adriano, Semeraro, nonché il campano Zanni e il messicano Figueroa.
in testa alla gara e bravo ad aggredire ogni centimetro del percorso, sia agli strappi corti sia le discese ripide e veloci. Una marcia inarrestabile che porta i minuti di vantaggio fino a 5. Terreno fertile per l'ex pro stradista. Traguardo, Pierpaolo Ficara della Rolling Bike mette la sua firma su un prestigioso albo d'oro, scrivendo il suo nome dopo quelli di Colonna e Saitta. Occhio, occhio, arriva anche dal percorso Gran Fondo Pierpaolo Ficara! Tra le donne sempre più inarrestabile la marcia di Mara Parisi, Bike Sport. Con tutti i termini conosce anche la vincitrice tra le donne, percorso Gran Fondo Mara Parisi! E la vincitrice, eccola qua, Mara Parisi, percorso Gran Fondo, 42 km di sole assoluto. Oggi il sole ha vinto. Com'è andata Mara? Bene, gli strappi di Contursi Terme si fanno sentire, la gara è caratteristica da questi strappi, fanno male alle gambe. Il sole oggi ha fatto la sua parte, è stata la prima gara forse sofferta. Siamo non sporchi di fango, quindi anche la prima di conservi parti... Conservi la tua maglia bella, intatta, pulita, sì, esatto. Di leader del TPN. Sul percorso medio fondo la vittoria va ad Antonio De Lucia del Team Eracle. Questo il racconto da Contursi Terme per la settima tappa del Trofeo dei Parchi Naturali. Adesso però un breve periodo di vacanza e poi subito l'ottava tappa. Il prossimo appuntamento sarà la Sila Epic, il 27 di agosto a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. Si va in quota, si va in Sila. Il resto delle classifiche, come sempre, le trovate su mtbonline.it. Ha commentato per voi Giulio Carbone. Ben entrati amici di Scratch, adesso entriamo proprio nel particolare. Allora, io mi sono arrivate le immagini dell'Europeo e devo dirti francamente che mi spiace che l'Europeo giovanile, che intanto a livello agonistico, posso dirti la verità, non vedo nessuna differenza tra i Pidcock, Ivan Air, eccetera, perché comunque tra gli esordienti fino ad arrivare alle categorie juniores ho trovato una competitività e un'assoluta kermesse di grandissimo profilo. Il Ciocco si sa che con le prime è abituata, una grande organizzazione, ahimè, noi le mandiamo in onda volentieri, pro bono, perché voglio dire, tu lo sai, noi non prendiamo soldi da nessuno, lo facciamo perché ci teniamo che i giovani vengano in qualche maniera, che abbiano una visibilità, per il semplice motivo che oggi come oggi abbiamo bisogno di più sport e abbiamo bisogno di modelli positivi. E in questo caso il Ciocco avrebbe meritato uno scenario molto più ampio. Beh, è stato un evento straordinario, dirlo, perché campionato europeo di mountain bike a livello giovanile, esordienti allievi, queste erano le categorie uomini e donne, e dove devo dire l'Italia e le sue atleti hanno fatto un'ottima figura, perché 5 medaglie, terzo nel medagliere dietro la Svizzera e la Repubblica Ceca, sì, che sono Svizzera notoriamente, come certo, dire, sanno come portare avanti il movimento, più di 850 bambini e bambine presenti, oltre 3.000 l'indotto, il Ciocco era strapieno. Io sono stato la giovedì, sono stato a vedere la gara di Team Relais, che è stata veramente... Che agli italiani calza perfettamente. Calza. È vero. Tant'è che hanno vinto la Lombardia. Noi ci calza bene. Il Team Lombardo ha vinto una medaglia d'oro. E c'erano 130, 127,
squadre al via, il che vuol dire è una cosa pazzesca. È stato l'ombelico del mondo, in quel caso il Ciocco, proveniente team da Israele, dalla Turchia, cioè il mondo giovanile del fuoristrada si sta allargando. E tant'è che ci sono tante proposte, ne parlavo un po' anche con gli addetti della UEC, di richieste per incasellare 2026, 27, 28 i campionati europei. Guarda, io lo dico con attenzione, con grande rispetto, il Ciocco è abituato, ci ha abituati a questi grandi numeri. Non sfruttate, guarda che lo dico con un po' di rammarico, tante volte anche alcune amministrazioni comunali dicono, fanno il conto quanta gente viene, che è lecito, perché riempi gli alberghi e ci sta. Però perché non facciamo un conto? Quanti ragazzi vengono che noi possiamo dimostrare che questi 1000 ragazzi, 800 ragazzi, 2000 ragazzi, 3000 famiglie possano essere un baluardo positivo, finalmente positivo, per dire che lo sport è assolutamente necessario e può salvare il mondo. Era questo il mio messaggio. Non cerchiamo di farci abbindolare sul fatto più gente viene, più incassano gli alberghi. Va bene anche quello, però cerchiamo di fare un discorso che se dei ragazzi praticano sport non vanno in giro a far casini. Si sa che lo sport da me, a prima di me, è sempre stato una forma di come dire, di cultura, di educazione sportiva. Mi ha aiutato molto. E tuttora lo è ancora, come dicevamo prima, è un messaggio potente. È chiaro che poi c'è sempre anche la parte agonistica che insomma emerge, in questo caso erano delle gare, però io ho assistito anche a dei video, lo vediamo in tutti i social, che non è, ferme le gare, poi era un'aggregazione di bambine e bambine, di famiglie, di tecnici e quant'altro. Ho visto delle immagini stupende dove poi al di là del risultato contava stare insieme. Contava la formazione del gruppo, è vero. Ed è quello un altro messaggio che insomma deve essere portato avanti. Quindi facciamo sicuramente sport, facciamo anche agonismo, ma sano. Sano agonismo. Queste ma categorie. Senza agonismo non c'è crescita, ragazzi, non è come da dire ah no, l'agonismo no. Quando un agonismo è troppo esagerato e diventa violenza non va più bene, ma l'agonismo è sano, ci rende migliori, Certo, ed è salutare. È salutare. Soprattutto per quelli come me e te. Sono d'accordissimo. Mando avanti gli europei e lo faccio con tanta gioia. Devo dire la verità, qualche difficoltà l'abbiamo avuta perché non eravamo là. L'abbiamo raccontata come abbiamo potuto. Perdonatemi qualche inesattezza. Ma insomma, l'importante è che abbiate capito il messaggio. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti: divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500 e per la tua nuova cucina fino a fine mese una TV LG 65 pollici in omaggio, aperto anche la domenica. Tempo bizzoso e birichino per la prima giornata da medaglie europee al Ciocco. Siamo a Lucca con la mountain bike giovanile impegnata nella team relay dei campionati europei. Pioggia alternata a sprazzi di sole che non ha certo raffreddato gli animi dei giovanissimi arrivati da 25 nazioni e quindi un parterre affollatissimo con 277 squadre da tre elementi ciascuno. Percorso decisamente selettivo, duro, al punto giusto per selezionare i giovani europei più talentuosi della Under 15 e della Under 17. E stavolta l'Italia ha potuto festeggiare un bel oro Under 15, conquistando in particolare con la determinazione di Riccardo Fasoli. Anche per i più grandicelli è stata l'ultima frazione, quella determinante, con il poderoso recupero della Repubblica Ceca, ma anche dell'Italia, capace di mettersi al collo il bronzo, con l'Austria seconda, imprendibile. Prima gara e dunque primo oro per l'Italia con il team Lombardia B, composto dei bresciani Mattia Acanfora e Maria Chiara Signorelli e del bergamasco Riccardo Fasoli.
La prova Team Relais ha regalato oggi grande suspense con continui cambi di posizione dall'inizio alla fine. Tensione e adrenalina hanno accompagnato la gara dedicata agli Under 15, animata da ben 139 squadre da tutta Europa, che sono dati battaglia sui tre giri del percorso, uno per ogni biker, due uomini e una donna. Al primo giro il tedesco Nico Brand, bike junior, Team Balz, due, ha allungato staccando gli inseguitori polacchi, quindi Kapczep, Zikmuktovic, e a sfilare in seconda posizione la squadra Lombardia A e Lombardia B, rispettivamente con Raffaele Armanasco e Mattia Acanfora in terza e quarta posizione. La neocampionessa italiana cross country di Mineto Mare, Chiara Signorelli, seconda frazionista di Lombardia B, ha mantenuto la posizione del compagno di squadra. Poi ci ha pensato Riccardo Fasoli a completare l'opera d'arte. Fasoli, vincitore del titolo italiano XCO, ha aperto il gas durante la terza frazione, portandosi in testa la gara. Quindi il grande tifo del pubblico e dei genitori e degli allenatori ha spinto il bergamasco all'arrivo, dove è stato accolto con un forte applauso dopo 27-28, quindi 27 minuti e 28 secondi, staccando l'Austria di 82 decimi. E quindi la Polonia si è presa dunque la terza posizione, seguita dalla Repubblica Ceca, mentre ha chiuso la top 5 il team italiano Borbonica Cup. Sì, molto, sono molto contenta anche per i miei compagni di squadra e niente, sono molto contenta per come sono andata e siamo andati. Eh sì, è stata una gara molto, molto dura, molto bella. Ho avuto la fortuna di stare con una squadra fortissima e sono molto felice di questa vittoria, che non mi aspettavo sinceramente. Sì, sono andato molto forte perché sono partito ultimo. Però anche gli altri sono andati molto forte, infatti non abbiamo avuto molti distacchi e sono partito forte e sono arrivato a braccia alzate. Altrettanto spettacolare e dinamica la gara Under 17, scattata nel primo pomeriggio tra qualche gocciolina e qualche raggio di sole a baciare i 138 team in azione. Subito un colpo di scena quando la Polonia al comando sbaglia il primo cambio, perdendo qualche secondo, ma fortunatamente la gara era ancora aperta con tutti i team più forti, uno in fila all'altro. E a dare l'accelerata potente ci ha pensato il secondo staffettista elvetico Lenny Orkstrasser, Specialized Junior Racing, portandosi in testa alla gara e lanciando successivamente la compagna di squadra Anya Grossman, vincitrice degli Eye of XCO a Maribor in Slovenia pochi giorni fa. Ma il bello doveva ancora arrivare. Nell'ultima frazione si è capovolta la situazione con la zampata del ceco Christoph Balzant sul primo gradino del podio, anche lui agli Eyhoff, bravo a recuperare e a riportarsi in testa alla corsa in compagnia della squadra svizzera. Dalle retrovie risale pure la Lombardia 3 con Federico Rosario, corsa in compagnia della squadra svizzera. Dalle retrovie con Federico Rosario, Brafa di Sondrio, che ha riaperto i giochi lottando per il bronzo assieme all'Austria. Braccia al cielo per Christoph Bazant, che con un tempo finale di 25 minuti e 38 secondi regala l'oro alla Repubblica Ceca, mentre la Specialized, quindi Christoph Bazant, che con un tempo finale di 25:38 regala l'oro alla Repubblica Ceca, mentre lo Specialized si deve accontentare dell'argento, bronzo dal sapore quasi dell'oro per il terzetto lombardo, che si impone dunque su Austria 1. Quindi buon dodicesimo posto infine per Lombardia 2 con Mario Campano, Sofia Bianchini e Stefano Melani. È stata una bellissima gara e il percorso era molto più veloce rispetto a ieri ed era molto divertente. All'inizio siamo partite ed eravamo un po' indietro e poi invece Federico è riuscito a recuperare fino alla terza posizione. Ad inaugurare la giornata sono state 45 ragazze under 15. Protagoniste di una sfida davvero movimentata. Al primo passaggio si è formato subito un terzetto composto dall'austriaca Joanna Piringer,
dalla svizzera Sana Huber e dalla ceca Chiotida Strukova. Le tre battistrada hanno continuato la cavalcata sfilando con grande determinazione assieme anche al secondo passaggio, mentre la bresciana Maria Chiara Signorelli si è messa in mostra in qualche posizione. Con un tempo di 19 minuti e 27 secondi l'elvetica Huber è entrata nella storia aggiudicandosi la prima maglia europea XCC, staccando di 8 secondi l'austriaca Piringer e di 20 secondi la ceca Slukova. Subito dopo sono sfrecciati i maschi, con un primo passaggio molto controllato. Il belga Lars Pers si è posizionato in testa nel secondo giro, tallonato dallo svizzero Marwan Karim Bahroumi, dal ceco Samuel Muscia e dallo svizzero Yanis Berthoud. Il terzo giro è stato decisivo con l'azione proposta dalla coppia belga-svizzera Pers Bahroumi, i quali si sono avvantaggiati su Berthoud e Wargesteiner. Il primo azzurro Walter Vaglio, Borbonica Cup, ha acceso il gas nella parte finale di gara risalendo a gran velocità. Grande festa per Tiwis Crew, che dopo la vittoria femminile si è concesso il bis tra gli uomini grazie allo scatto finale messo a segno da Marwan Karim Bahroumi, già campione europeo XCO nel 2022, con il belga Pers a conquistare l'argento, lo svizzero Berthoud a completare il podio, Walter Vaglio, miglior azzurro, è riuscito a recuperare portandosi a casa la quinta piazza finale. La tensione alla tenuta e il ciocco sale poi per la categoria Under 17, con le donne ad aprire la sessione pomeridiana di gare. Le più forti si sono fatte subito sotto al primo passaggio, tra cui la svedese Elinor Nilsson e le ceche Lucie Grohova e Amalie Gottaldova e la svizzera Anja Grossman. Al secondo giro ha allungato proprio la Grossman, la favorita numero uno, con la coppia Grohova e Nilsson a tentare di ricucire il gap. Sorrisi a non finire all'arrivo per Anja Grossman, la protagonista indiscussa di giornata, la quale fiera è andata a prendersi la prestigiosa maglia europea con il tempo di 17 minuti e 53 secondi davanti alla ceca Grohova e alla guerrita slovena Serchesi, ottima al terzo posto. Peccato per la beniamina di casa Elisa Ferri, che proprio sul più bello durante l'ultimo giro è caduta e ha concluso in 25esima posizione. Migliore italiana la valdostana Sofia Guicciardaz al 12esimo posto. Gara maschile Under 17 con colpi di scena in successione. Pronti partenza via e lombardo Federico Rosario Brafa tra i favoriti scattano in prima fila in griglia. L'Austria ha dominato le scene anche al terzo passaggio con Hofer e Friedl e a fare il gioco di squadra. Quindi, mentre la lotta per il terzo posto è rimasta aperta con il piacentino Elia Rajal, staccato di 20 secondi, seguito dal tedesco Eliax Wizak e dal lombardo Mario Campana. Sprint finale al photo finish tra i due austriaci, con Valentin Hofer ad avere la meglio sul compagno di squadra Anatol Friedl per pochissimi centimetri, ma l'adrenalina è rimasta alta per il secondo sprint che ha assegnato la medaglia di bronzo, questa volta tra il ceco Christoph Bazant e l'azzurro Elia Rial. L'Italia quindi ha trionfato alla grande al femminile esordienti secondo anno con la bresciana Maria Chiara Signorelli, autrice di una gara davvero fenomenale. Ha studiato inizialmente la situazione per poi sfoderare l'attacco vincente al secondo dei tre giri, guadagnando subito terreno sull'austriaca Joanna Pringer, sull'attacco vincente al secondo dei tre giri, sulla ceca Clotida Slukova e sulla svizzera Sana Huber. Lo scricciolo lombardo ha rafforzato la leadership all'ultimo passaggio, segno che la gamba girava molto bene. Quando lo speaker ha annunciato il suo ingresso in zona arrivo, si è alzato il boato del pubblico. Con un tempo di 32-39, Signorelli è andata a prendersi il secondo oro europeo dopo la vittoria nella Team Relais. Grandi applausi anche per l'argento firmato dalla ceca Slukova, staccata di 40 secondi.
con l'austriaca Pringer a prendersi il bronzo. La vera regina di giornata, Maria Chiara Signorelli, è stata accompagnata in spalla alla cerimonia di premiazione e poi l'inno di Mameli, urlato a squarciagola da tutto il pubblico del Ciocco. Sentiamo proprio la protagonista. Non ho le parole per descrivere l'emozione che sto vivendo, sono davvero molto contenta per come è andata, ho cercato fin da subito, anche se inizialmente non ci speravo troppo, ma ho visto che le altre ne avevano un po' di meno di me e sono partita quando ho avuto l'occasione. Italia protagonista tra gli under 14 esordienti secondo anno, con il leccese Walter Vaglio ed il lombardo Raffaele Armanasco, entrambi molto attivi sin dalle prime battute. Vaglio assieme allo svizzero Karim Marwan e Barmuhi e al tedesco Nico Brandl ha pilotato il gruppone nella prima tornata. L'insaziabile Barumi, dopo la vittoria di ieri nello short track, ha dimostrato di volere a tutti i costi il secondo oro con l'allungo decisivo al secondo passaggio, lasciando così a bocca aperta Brandi e Vaglio, mentre il tedesco Urich recuperava alla grande sul battistrada in compagnia del lombardo Armanasco. Se al comando Borumi continuava l'azione decisiva incrementando persino il suo vantaggio di oltre un minuto, dietro si confermava al secondo posto Brandle con la lotta per il bronzo apertissima tra Urich e Armanasco. Oro meritato dunque per Barumi, 38-23, con il tedesco Brandl a festeggiare il secondo posto e colpo di scena finale, con Vaglio a spuntare il terzo posto quasi inaspettato davanti a Urich. Infine, buon quinto posto per Armanasco. E lei o non è lei? Certo che è lei, è Ania Grossman. Ha messo un altro sigillo importante ai campionati europei giovanili di mountain bike fra le F15. L'elvetica della Specialized Junior Racing Team Switzerland ha centrato l'obiettivo mettendo in fila al primo passaggio la ceca Lucy Gronova, forse l'atleta più temuta, poi la slovena Eva Terpin, la svedese Eleonor Nilsson e la maglia tricolore Elisa Bianchi. Quando Grossman decide di partire non c'è più nulla da fare per l'avversaria. Full gas al secondo passaggio per la Grova è stata impossibile tenere il suo ritmo. Full gas al secondo passaggio per la Grova è stato impossibile tenere il suo ritmo. Le tre posizioni del podio all'ultimo passaggio erano ormai consolidate, con la regina Grossman ad aumentare sempre più il vantaggio, con la Grohova a subire un ritardo di 1,8, seguita da Terpin e Nilsson, curriculum davvero importante, nonostante la giovane età, per l'insaziabile Grossman, che dopo l'argento del team relais, l'oro di ieri nello short track, ha aggiunto oggi il secondo oro al medagliere nella prova XCO, impennando sull'arrivo dopo 41,01 di gara, stracciando la ceca Grohova e la slovena Terpin. Nonostante la caduta all'ultimo passaggio, la valdostana Elisa Giangrasso è stata artefice di una grande rimonta, concludendo al 13ª posizione, la migliore tra gli italiani. Complimenti. Gara maschile davvero vivace tra gli M15, con un primo terzetto subito a staccarsi dal gruppo e composto dallo svizzero Schinder, dall'olandese Bakerlar e dal polacco Matysik, mentre il tedesco Huckmann si è accodato successivamente al secondo passaggio. È partito bene l'azzurro Jacopo Putaggio, inseguendo in sesta posizione all'inizio, ma davanti viaggiavano molto forte e al terzo giro è transitato in 14ª posizione. Ed è stato proprio in questo istante che la coppia Bakerlar e Huckmann hanno tentato l'allungo su Schinder e Matysik. Il distacco però era risicato ed i giochi per il podio erano dunque apertissimi, situazione pressoché identica al suono della campana, con Huckmann a dare il cambio al compagno di fuga Bakerlar, mentre dietro si formava un terzetto Matysik, Schinder e Tunissen. Nonostante la caduta al primo giro, Huckmann va a conquistare la vittoria con un tempo di 46, staccando di 14 secondi l'olandese Bakerlar e infine il polacco Matysik. Migliore italiano Jacopo Putaggio,
UCLA 1991 con 23 secondi di ritardo. La temperatura al ciocco si è alzata e nel pomeriggio per l'ultima danza con in gara i più grandicelli, quindi cronaca femminile molto semplice da raccontare, che ha visto una sola leader al comando dall'inizio alla fine, l'incredibile Marusa Teresa, già vincitrice del titolo europeo XCO l'anno scorso, con una facilità fuori dal comune, ha abbandonato la coppia inseguitrice composta da Antonia Grangi, Austria, e Amali Gattadova, quindi al secondo passaggio registrava un ritardo di oltre un minuto, ritardo poi raddoppiato al giro successivo con l'Italia ben in mostra grazie alle tre atlete nella top 10, la beniamina di casa Elisa Ferri temporaneamente al quinto posto e la valdostana Sofia Guicciardazza e infine la lombarda Sofia Bianchini, prime tre posizioni invariate sino all'arrivo con la fenomenale Serchezzi a trionfare in 41 minuti e 15 secondi, brava a staccare di ben 2 minuti e 21 l'austriaca Grangi e quindi la ceca Gottaldova. La toscana Ferri voleva a tutti i costi concludere la rassegna. La toscana Ferri voleva a tutti i costi concludere la rassegna continentale di casa nel migliore dei modi e così ha fatto. All'ultimo giro ha stretto forte i denti, è riuscita a guadagnare una posizione e a volare all'arrivo per la quarta piazza, acclamata a gran voce dal pubblico di casa. Bene l'italiana Guicciardazz, sesta Bianchini, ottava Marika Komba. Show finale con l'Italia protagonista nella gara al maschile M16 che si è accesa al secondo giro con lo show finale e quindi con l'Italia protagonista nella gara al maschile M16 che si è accesa al secondo giro con l'attacco decisivo dell'atleta ceco Christoph Bazant. Il piacentino Elia Rial Gaga Bike Team si è dimostrato fin da subito reattivo ad inseguirlo assieme all'austriaco Hofer e al lombardo Federico Rosario Brafa. Il ceco ha gestito il vantaggio di 15 secondi al terzo passaggio mentre Rial e l'austriaco Hofer tentavano di ricucire il gap. Quindi ottima Italia con Brafa, più staccato in quarta posizione, seguito a ruota da Campana e Savoldini, che recupera portandosi in ottava posizione. È continuata all'ultimo giro la cavalcata in solitaria del ceco e l'azzurro Rial ha risposto ancora presente in terza posizione, lottando assieme all'austriaco per il podio. Dietro si è formato il vuoto, ma gli azzurri non demordono, con Brafa a inseguire quarto, seguito dal connazionale Campana. Capolavoro firmato dunque dal ceco Bazant che dopo la vittoria nello short track di venerdì si porta a casa loro XCO. Ci ha creduto fino all'ultimo Elia Rial, che deve però cedere l'argento all'austriaco Anatol Freidl e accontentarsi del bronzo. Beh, insomma, un bel contentarsi, mentre un ottimo Federico Rosario Brafa si è guadagnato la medaglia di legno. Quinto Campana, da menzionare poi il settimo posto di Massimo Savoldini. Gara spettacolare, dal primo giro il ritmo era davvero altissimo, attaccato al secondo giro appunto Bazan, io ho cercato di stare dietro ma aveva una piccola marcia in più e poi è stato molto bello il duello tra il secondo e il terzo posto. Ho ceduto giusto all'ultima salita ma non era lontano e mi sono goduto l'ultima discesa in solitaria per il bronzo. Ottimo bilancio, un campionato europeo che naturalmente ci riempie di soddisfazione, prima di tutto per il numero dei partecipanti e anche per il numero delle squadre, ben 27 da tutta Europa, che dimostrano quanto la mountain bike nelle diverse discipline sia un'attività, uno sport molto molto attuale. Poi non dimentichiamo che qui ci sono tanti giovani e la cosa più bella che noi abbiamo potuto constatare è l'abbraccio finale alla fine di ogni gara tra ragazzi, che qualcuno vincente, qualcuno non vincente, che però hanno voluto festeggiare comunque questo momento di sport veramente naturale e agonisticamente parlando altissimo.
Ben rientrati, belli questi europei, e tu devi essere orgoglioso, credo. Noi siamo orgogliosi, la federazione in questo caso, perché io ho un ruolo in federazione, rappresento un po' il settore fuoristrada, e devo dirti che quando è successo chiamai io Marco Calamari, che è il manager del Ciocco, dicendo c'è questa possibilità, mi ha detto dammi una settimana e poi ti rispondo. Hanno preso al balzo un evento che per loro rimarrà nella storia, ma se sono loro orgogliosi, permetteteci di essere un pizzico anche noi come federazione, perché abbiamo visto quello che dicevamo prima, sport per tutti. Poi ha vinto l'Italia, ha vinto la Danimarca, chi ha vinto, ma per me tu eri qua in Italia, hai fatto gli europei, non eri altrove. Per me posso darti una medaglia morale, perché eri qua con i ragazzini. Sì, sì, va sì. Strabenissimo. No. Boh, lo dico per me, tu fai come vuoi. Poi se tu chiedi a uno, vuol dire che tu hai credibilità, come dire, in Puglia vorrebbero vederti, mi raccomando, devi andarci, anche se sono gare amatoriali. Ma guarda, in Puglia, guarda, ti dirò, in Puglia ci vado a fine agosto a San Giovanni Rotondo, certo, dove ci sarà una prova di Coppa Italia giovanile, per regioni, e località stupenda, San Giovanni Rotondo, Padre Pio, quindi vuol dire, ecco, quindi in Puglia ci vado. Già. Digli che facciano le immagini e noi le mettiamo in onda, volentierissimo. Stai attento, tu sai che settimana scorsa ho fatto una gran fatica, però Roma, Caput Mundi, mamma mia che bella, è arrivata Anna May da Lubiana, 800, quasi 800 chilometri, in 42 ore 28 minuti per i bambini farfalla, quindi un messaggio per aiutare questi bambini, e non soltanto bambini malati di questa terribile malattia. E in più abbiamo anche dato una mano, un contributo, grazie al GSG che ci ha fatto le maglie, per la società faentina che è stata allagata come tutta l'Emilia Romagna, noi non ci dimentichiamo. E quindi è stata una bella kermesse la sua, e ti chiedo, ma ho 800 km tutta una volta, tanta roba. Beh, tanta roba, credo che la forza che trovi lungo questi percorsi, certo, che sono solamente per rendere un evento di una certa potenza, visto che certo, usiamo questa sera questo aggettivo, sono sforzi che poi ti dimentichi, sì, perché poi quello che è il fine è nobile, la certo, nobiltà di quello che stai certo, facendo, che porti a tutti. Porti a tutti. Quindi credo che io ricevevo i tuoi messaggi, se posso dirlo. Sono rompi balle, dai. No, devi dire la verità. No. Vabbè, ma a te fa piacere, ma no, non ma io, però io lo so. Io tra virgolette studio. Certo. Cioè, prendo immagini e messaggi per poi commentare anche questa sera. Ma io devo ringraziare la RAI, devo ringraziare lo sport. E quando gli dico, guarda, c'è questa cosa qua, tutti quanti dicono, guarda, sono i Cergesi, mi fa molto piacere che reclamizzano questa cosa qua, perché comunque, insomma, saremo al mondo per fare anche un po' del bene, non solo per fare i fatti nostri. Quindi io rimando la clip, e la rimanderò tutte le settimane che posso, della Namei, di quello che lei ha fatto, perché comunque il fine giustifica i mezzi. E quindi se è una replica della scorsa settimana, abbiate pazienza, non tutti l'hanno vista. E quindi guardatela e partecipate soprattutto. Poi chiederò una cosa, un piacere anche al mio amico Massimo Ghirotto.
Bene amici di Scherzi, ben rientrati, il messaggio l'abbiamo lanciato. Massimo, tu hai la maglietta, mi fai un onore, perché tu sei stato un grande professionista e sei un uomo di immagine. Forza Emilia Romagna, possiamo dirlo. La vestirei volentieri, mi è un po' piccolina, quindi la metto così, ma la faccio vedere come fosse già indossata per quello che è stato. E noi ti ringraziamo molto, lei importa tanto per questa regione. Credo che comunque non bisogna mai spegnere i fari, perché due settimane fa dicevo che se vai a chiedere ai ragazzini o la gente un po' così disattenta, neanche si ricordano che c'è stata un'alluvione. Quella gente là è veramente nei casini pazzeschi, ma non soltanto le persone comuni, gli agricoltori, le industrie. Mamma mia, è stata una catastrofe epocale. Epocale, e solo chi la vive può pensare che cosa ti porta dentro. Ma perché dobbiamo vivere le cose per essere partecipi? Io ho sempre sostenuto che anche se non ho un figlio drogato, anche se non ho un figlio malato, anche se non ho una disgrazia, non posso pensare che non mi potesse capitare nella mia vita. E quindi aiutare il prossimo, ma non è da preti. Beh, posso dire perché sei un buono d'animo, mi verrebbe da dire questo. E cerchiamo di sforzarci tutti per essere in questo modo. Guardi, mando l'ultimo contributo, intanto ti ringrazio per quello che hai fatto. Giro d'Italia Amatori, c'è una piccola clip. Settimana prossima faremo vedere tutte le tappe grazie a Fabio Zappa Cenere. Piccola clip. La 13ª edizione del Giro della Provincia Granda, 11° Giro d'Italia Amatori, ha fatto segnare il record di iscritti all'evento cunese. Ben 128 ciclisti, organizzato chiaramente dal Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo in collaborazione con la GS Passatore, presieduto da Marisa Sereno e l'associazione Giro d'Italia Amatori guidata da Fabio Zappacenere e Marina Campi. 6 tappe, di cui 2 a cronometro, che hanno portato i partecipanti a scoprire parte della storica Provincia Granda, che diede i natali a Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Pier Giorgio Odifreddi, Giorgio Bocca, Elisa Isoardi e borghi, tanti borghi incantati che puntellano le verdi colline. Una edizione speciale del Giro della Provincia Granda, nata dalla sinergia con il Giro d'Italia Amatori, che ha portato maggior visibilità e colore a questo evento, che invece ha confermato il suo gradimento verso gli appassionati di questa disciplina. Vi aspettiamo settimana prossima per un'ampia sintesi, tappa per tappa, del Giro d'Italia Amatori. Bene, amici di Scratch, siamo proprio in conclusione. Io non so mai come ringraziare
un galantuomo che è il mio amico Massimo Ghirotto, che quando lo chiamo, mamma mia, non fai il fenomeno, sai, tante volte chiami le persone, devo chiamare Tizio, ti chiamo e me ne vergogno perché approfitto dell'amicizia. No, assolutamente. E tu sei sempre disponibile. Ma d'altronde abbiamo un po' la stessa visione, no? Che è quella, perché lo sport che amiamo è questo. Ma poi io amo un po' tutti gli sport. Guarda, a Nicola Argesi io lo porto nel cuore perché prima di tutto è un amico. Quindi io ringrazio voi perché mi date la possibilità di dire quello che penso, di parlare di biciclette, di fuoristrada e quant'altro. Tu sai che quando ritieni che io possa essere utile ci sono. Sempre. Guarda, ritengo che tu debba essere utile in Puglia, perché nel fuoristrada il sud, ragazzi, sta facendo numeri spaventosi e credo che sarà sempre meglio. Spero, sempre, ma credo, il sentore è quello. L'attenzione che noi come Commissione Fuoristrada portiamo al centro e al sud è importantissimo, sì. E lo faremo fino a quando avremo questo incarico. E guardate, la lotta alla mafia, ma non perché il sud sia mafioso, ragazzi, non voglio questo tipo di contraddittorio, non me ne frega niente, ma la lotta alla malvivenza è proprio la cultura, la scuola e le arti e lo sport, perché persone che fanno sport veramente riempiono dei buchi che di solito sono riempiti dalla malavita. Quindi cerchiamo veramente di far praticare sport a più non posso, a pieni polmoni, quelli che non ho più io, ma a pieni polmoni, urlarlo. Vero, vero. Sono totalmente, anche qua sono d'accordo. E poi qualsiasi sport, non è qualsiasi. Che poi il ciclismo sia... Ma anche il violino, chi se ne frega. Basta impiegare del tempo, sì. E non avere le attrazioni diverse e che non sono positive. Io amo Crepet che dice i no sono utili ai bambini e ai ragazzi, perché i sì non servono a nulla. Troppi sì portano che poi questi diventano viziati, ma i no ti danno la conquista. E quindi se un figlio ha un sogno, sì, se i sogni sono dai social, da quelle cose là, per fare scorciatoie si può dire di no, e quindi cerchiamo di aiutarci per questa Italia sempre più leggera e leggiadra troppo, è vero. Ti ringrazio Massimo, grazie a te, ci vedremo ancora presto. Grazie a voi, grazie a te. E buon rientro nella tua patria, Padova, vero? Sì, Bassa Padovana. Bassa Padovana. Grazie a Massimo Ghirotto e noi ci riascolteremo, ci rivedremo settimana prossima. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epocal Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epocal Spa, visita il nostro sito www.epocalspa.com.